Allora ragazzi, ieri abbiamo... ragazzi, abbassate un po' la voce perché qualche registrazione è venuta con un po' troppo brusio. Ora è un peccato, poi non avete uno strumento utile. Nelle lezioni scorse abbiamo introdotto questo concetto di funzione e abbiamo visto sostanzialmente che le funzioni servono da un lato a rendere il codice più efficiente, perché io raggruppo in un'unica parte del mio codice quella sequenza di istruzioni, di comandi che devono risolvere un certo problema, poi lo posso richiamare più e più volte ogni volta che ne ho bisogno. Quindi piuttosto che riscrivere ogni volta le stesse istruzioni applicate a dati diversi quando mi serve nel codice, le scrivo una volta per tutte e le richiamo. Ovviamente io voglio che questo codice che viene eseguito più volte agisca ogni volta su dati diversi, dati che sono di mio interesse. Quindi abbiamo visto che nel concetto di chiamata a funzione è fondamentale il concetto di scambio di informazioni. La funzione è un blocco di codice che riceve qualche cosa in ingresso e produce un risultato. Abbiamo visto i meccanismi attraverso i quali posso scambiare le informazioni, abbiamo visto, proprio seguendo a livello di architettura hardware, quello che avviene a livello di linguaggio macchina quando c'è la chiamata a funzioni, abbiamo visto l'uso dello stack per passare le informazioni indispensabili alla funzione, abbiamo visto l'uso dello stack per restituire un dato da parte della funzione. Questo dato viene caricato nello stack e una volta che il controllo è tornato al programma chiamante, ci troviamo nello stack, nella prima posizione libera dello stack, questa informazione che può essere utilizzata dal programma chiamante. Quindi abbiamo visto tutto quello che accade a livello fisico quando viene chiamata una funzione. Abbiamo visto che l'uso delle funzioni è anche importante da un punto di vista concettuale per la progettazione di algoritmi. Abbiamo visto che le funzioni ci consentono di decomporre il problema iniziale in sottoproblemi più semplici, e questi sottoproblemi possono essere affrontati mediante una funzione specifica. Quindi il doppio uso delle funzioni: da una parte strumento importante per la progettazione, dall'altra parte strumento importante per l'efficienza del codice con questi meccanismi di scambio. Tutto quello che abbiamo visto è quello che avviene però a livello fisico, ora cioè a livello proprio di linguaggio assembler, di linguaggio macchina. Ora dobbiamo imparare ad usare le funzioni dal punto di vista del linguaggio C++. Quindi quello di cui ci occuperemo oggi è: una volta capito tutto questo concetto, quanto è importante dal punto di vista della programmazione, beh, adesso lo dobbiamo usare nel linguaggio C++ e quindi ci serve di capire un poco le problematiche dal punto di vista sintattico, ma anche gli aspetti poi più legati proprio alla programmazione. Quindi, diciamo, le funzioni, nel C++ è possibile scomporre problemi complessi in moduli più semplici, sfruttabili singolarmente, e le funzioni sono essenzialmente blocchi di programmi indipendenti da altri blocchi, ciascuno destinato ad una precisa operazione. D'altro canto, tutta l'organizzazione del codice nel linguaggio C++ è un'organizzazione legata alle funzioni, e è anche lo stesso main è una funzione. Ragazzi, questo a differenza di altri linguaggi, per esempio nel linguaggio Pascal noi abbiamo che il main non è una funzione, ma il main è il modulo principale del programma che può richiamare a sua volta funzioni o procedure, nel senso che abbiamo dato la lezione scorsa. Una procedura è una funzione che svolge un compito, ma non necessariamente restituisce un valore. Una funzione è una parte di codice che svolge un'azione e restituisce un valore. Nel C++ o nel C deve essere sempre presente nel progetto che facciamo una funzione che si chiama main.
il mio esecutore comincerà a eseguire le istruzioni contenute nella funzione main uno di seguito all'altra fino alla fine. Nel main ci possono a sua volta essere chiamate ad altre funzioni che svolgono specifici compiti. La comunicazione tra diversi moduli avviene mediante gli argomenti, i valori di ritorno e le variabili esterne. Ragazzi, gli argomenti ne abbiamo parlato, il valore di ritorno ne abbiamo parlato, le variabili esterne non ne abbiamo ancora parlato e tra oggi e domani arriveremo anche a completare questo aspetto legato alle variabili e quindi all'organizzazione completa del codice in C++ e così capiremo anche come è allocata la memoria per l'esecuzione di un programma in C++. Quindi per il momento le variabili esterne non le considerate perché è un concetto che ancora non vi ho dato. L'uso delle funzioni consente di nascondere l'implementazione di una certa operazione e di concentrarsi solo sul cosa fa e non sul come lo fa. Ragazzi, questo è un concetto fondamentale in informatica. Sulla base di quest'idea è stato poi sviluppato il modello di programmazione a oggetti, che non è argomento specifico di questo corso. Qual è l'idea? Proprio per evitare di proprio per migliorare il concetto di località. Vi ricordate questo concetto di località? Qualcuno si ricorda qual è l'idea che c'è dietro? Che cos'è la località di un programma? Ragazzi, questi concetti però cominciate a sedimentarli. Località, per località si intende qual è l'ampiezza dell'effetto di una modifica di un'istruzione nel mio codice. Quindi se io cambio qualche cosa all'istruzione iesima, questo cambiamento che effetti avrà sulle altre istruzioni? Certo, se un cambiamento sull'istruzione iesima avesse effetto sull'intero programma sarebbe un bel problema, perché ogni volta che cambio una cosa mi devo riguardare tutto. Noi cerchiamo di limitare questo effetto, cioè noi vorremmo che se modifico un'istruzione iesima l'effetto sia molto localizzato intorno a quell'istruzione. Bene, con il concetto di funzione, se noi organizziamo bene il codice in funzioni, allora la funzione è un blocco chiuso che svolge un compito. Una volta definita l'interfaccia, cioè il modo in cui questa funzione comunica con le altre funzioni del mio programma, tutto ciò che sta all'interno rimane limitato lì dentro. Allora, se io progetto bene il mio codice in funzioni, allora un cambiamento di qualche cosa all'interno di una funzione deve avere effetto solo su quella funzione. Quindi, se io riesco a capire che l'errore si concentra lì, è inutile che guardo tutto il resto del codice, posso esaminare solo quella funzione specifica. Quindi è molto importante organizzare bene il codice in funzioni, definire un'interfaccia, cioè il modo in cui la funzione parla con le altre funzioni, dopodiché la realizzazione, cioè quello che c'è dentro la funzione, rimane ben accorpato lì dentro. Io vi ho anche fatto vedere come, quando noi progettiamo il codice, utilizziamo delle frasi non terminali. Ad esempio, nel problema dei rettangoli che abbiamo visto ieri, io posso dire verifico se c'è sovrapposizione sulle proiezioni sull'asse X. Dopodiché, una volta che io ho detto questa frase, a me non interessa nulla sapere come faccio a vedere questa cosa. L'unica cosa che mi interessa è il valore restituito. Una funzione che deve verificare questa cosa riceve in ingresso le coordinate dei lati proiettati sull'asse X. Poi, con una tecnica sua, che in questo momento a me non interessa sapere, verifica se c'è questa sovrapposizione oppure no. E mi restituisce un valore vero o falso, a seconda che è vero o falso che c'è la sovrapposizione. Mi interessa, mentre sto scrivendo il mio codice, sapere come ho fatto questa cosa? Assolutamente no. Allora, per il problema dei rettangoli, il problema diventa, per rispondere alla domanda se i rettangoli sono sovrapposti, io mi chiedo, sono sovrapposti sull'asse X
sì, sono sovrapposti sull'asse Y, sì, allora sono entrambi, allora sono sovrapposti. Se una di queste due funzioni mi dà valore false, allora la sovrapposizione non c'è. Quindi io posso decomporre il problema di vedere se, se i due rettangoli sono sovrapposti andando a studiare separatamente la sovrapposizione sull'asse X e sull'asse Y. Mentre sto facendo questo ragionamento, non mi interessa capire come faccio a vedere questa sovrapposizione. Quando ho organizzato il codice in questa maniera, poi esamino il passo successivo. Bene, una volta che ho capito che per vedere se sono sovrapposti devo studiare la sovrapposizione sull'asse X e sull'asse Y, ora mi dimentico del problema generale e il mio sottoproblema diventa: dati due segmenti, sono sovrapposti oppure no? A questo punto comincio a studiare quest'altro problema e mi dimentico del problema generale. Quindi le funzioni si concentrano su cosa fa quella funzione e non come lo fa. Quando ho capito come mettere insieme tutti questi pezzettini e organizzare il mio algoritmo più generale, poi vado a capire ciascuna funzione come fa a svolgere il suo compito. In questa maniera noi riduciamo la complessità del problema generale. Allora, rapidamente, come abbiamo visto la volta scorsa, una funzione può compiere un'azione. Ad esempio, posso stampare un valore a video. Una funzione può effettuare un calcolo. Calcolo le radici delle equazioni di secondo grado. Nel primo caso, quando io chiamo una funzione che deve solo compiere un'azione, questa, abbiamo detto, sarà una funzione di tipo void, cioè non deve restituire nessun risultato. Quando la funzione deve invece effettuare un calcolo, abbiamo visto che ci sono due possibilità. Se questo calcolo produce un risultato unico, allora esattamente sfruttando il concetto di funzione che avete visto anche in analisi. Una funzione che cos'è? È una applicazione che riceve in ingresso dei dati definiti appartenenti all'insieme di definizione della funzione, produce in uscita uno ed un solo valore. Quindi, se il mio calcolo mi produce un unico valore, allora io posso usare una funzione in senso stretto che mi restituisce questo valore. Ma se, come per esempio nel caso delle equazioni di secondo grado, la funzione mi produce due risultati, che sono i due valori delle radici, allora devo usare una funzione di tipo void che però mi restituisce due o più valori attraverso il meccanismo dello scambio di parametri che tra un attimo ci riepiloghiamo. Quindi la sintassi è tipicamente per una funzione il tipo del risultato restituito, il nome della funzione, l'elenco delle variabili, che sono i parametri che questa funzione scambia con il programma chiamante. Abbiamo visto poi il corpo della funzione, scusatemi, il corpo della funzione è parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa, che marca un blocco di istruzioni. Tutte queste istruzioni sono quelle che fanno parte di questa funzione. Una funzione può presentare un valore di ritorno che può essere di qualsiasi tipo, predefinito o definito dall'utente. I valori predefiniti sono quelli tipi elementari che abbiamo studiato, intero, reale, carattere, booleano, eccetera. Ma come vi dissi all'epoca, noi possiamo definire dei nuovi tipi di dati. Per esempio, potrei definirmi un tipo di dato semaforo e la mia funzione potrebbe restituirmi un risultato appartenente a questo tipo. Semaforo non è un tipo elementare, è un tipo che mi sono definito io e una volta definito questo tipo rientra nel novero dei tipi che l'utente, che il programmatore ha a disposizione
per risolvere il proprio algoritmo. Quando viene nella dichiarazione viene omesso il tipo restituito, questo viene considerato automaticamente intero. Ragazzi, questi aspetti io, se anche il linguaggio vi consente di fare queste cose, io preferisco che voi non lasciate nulla di omesso. Ogni volta che dovete fare una dichiarazione, fatela, perché questo rende molto più chiaro e robusto il programma. Quindi i tipi impliciti, le dichiarazioni implicite, io vi consiglio fortemente di non utilizzarle. Nel caso in cui una funzione compie un'azione, cioè non deve restituire nessun valore, si utilizza il tipo void come tipo di ritorno. Quindi il tipo di ritorno void vuol dire che quella funzione non restituisce nulla, ma compie semplicemente un'azione o compie un calcolo restituendo più valori. Una funzione può avere o meno una lista di argomenti. Su questo, se vi ricordate, la lista di argomenti sono i dati che devono essere scambiati, cioè quelle informazioni che vanno caricate poi nello stack. Ma se una funzione non ha bisogno di dati, per esempio deve solo produrre una stampa video di una stringa costante, allora io potrei non passargli proprio delle informazioni. Vedremo più avanti che questo non è l'unico modo, perché esiste la possibilità nel linguaggio C++ di definire delle variabili globali, cioè variabili che sono accessibili da tutte le funzioni contemporaneamente. Allora, se una funzione ha direttamente accesso a delle variabili globali ed è su quella che deve lavorare, è inutile che gliela passo, perché quella variabile globale è già accessibile. Questo però rientra in quel discorso sulle variabili esterne che dobbiamo fare in maniera più articolata per capire esattamente come funzionano le regole di visibilità delle variabili. Per il momento, ragazzi, per quello che abbiamo visto finora, abbiamo fatto solo il paragone del modello carta e penna. Nel modello carta e penna io prendo il foglio e scrivo. Chiaramente io esecutore ho tutto il foglio in mano e posso guardare tutte le informazioni. E questo è il caso più generale? No. Allora, nello specifico è come se io esecutore chiedessi per esempio a lei di svolgere un compito specifico. Nello svolgere questo compito, lei non usa il foglio di carta che ho io, ma il foglietto di carta suo dove lei annota specificamente tutte le sue informazioni. L'unica cosa che ci scambiamo sono i risultati. Allora, il foglio mio con i dati miei ce l'ho io davanti, ma lei non sa che cosa c'è scritto. Il foglio che usa lei per annotare i suoi calcoli ce l'ha lei, ma non so io che cosa c'è scritto. Bene, una cosa del genere c'è nel linguaggio C++. È come se ogni funzione corrispondesse a un esecutore che ha il suo foglietto davanti sul quale annota i suoi calcoli. Quindi, così come lei non sa dove ho allocato io i miei conti, io non so dove lei ha annotato i suoi conti, e quindi le informazioni sono limitate nella visibilità. Io conosco le mie informazioni, lei conosce le sue. Però se ci vogliamo scambiare delle informazioni, lo possiamo fare esclusivamente attraverso la lista degli argomenti. Quindi, ogni funzione lavora sui suoi dati in maniera privata. Quei dati non sono accessibili agli altri. Ma le diverse funzioni si parlano attraverso la lista degli argomenti, cioè attraverso lo scambio di parametri. Poi però potremmo anche considerare che tutte e due, io e la vostra collega, abbiamo a disposizione un foglio di carta più grande dove scriviamo delle informazioni che sono accessibili a tutti. Allora, se siamo in più persone a svolgere questo compito, ognuno ha il suo foglietto di carta con i suoi dati personali, però abbiamo anche un foglio di carta più grande sul quale possiamo tutti quanti leggere e scrivere.
Nella metafora della programmazione questo corrisponde a un'area di variabili cosiddette globali, cioè variabili alle quali tutti hanno hanno accesso. Ragazzi, secondo voi avere una variabile globale è una buona cosa? Uno potrebbe dire, vabbè, ma in fondo se questa variabile è globale, allora io non devo perdere tempo a scambiare informazioni mediante lo stack, tutto quel meccanismo che vi ho detto. Queste variabili sono accessibili a tutti, ma perché non usiamo tutte variabili globali e non ci pensiamo più? Qual è l'aspetto, secondo voi, negativo dell'uso delle variabili globali? Che cosa peggiorano? Ragazzi, proprio il concetto di località. Se una variabile è globale e ci mettono le mani tutti, se io trovo un errore su quella variabile, cioè un valore sbagliato, che devo fare? Devo guardare l'intero programma, anche se questo è fatto da migliaia di linee di codice. Dato che tutti hanno accesso a quella variabile, c'è poco da fare. Lì l'errore può averlo commesso chiunque. La fase di testing diventa drammaticamente complicata. Ma se la variabile sta nel mio fogliettino privato e c'è un errore lì dentro, allora è inutile che vada a guardare nei dati delle altre funzioni. L'errore si trova sicuramente in quella, nella mia funzione. Quindi, in generale, noi tendiamo ad avere variabili la cui visibilità sia quanto più possibile ridotta o alla funzione o addirittura al blocco. Io posso definire delle variabili all'interno di un blocco. Io potrei fare così. Dentro la mia funzione a un certo punto dico if una certa condizione e qui dentro scrivo int x. Qua c'è tutto il blocco delle istruzioni che si chiude. Ragazzi, questa variabile x definita in questo momento è una variabile che è vero che appartiene a questa funzione f, ma questa variabile è definita in questo blocco qui. Nasce quando si attiva questo blocco, termina quando questo blocco finisce. La vita di questa variabile è limitata solo a questo blocco. Quindi io potrei definire delle variabili in maniera ancora più interna alla funzione. Posso definire una variabile in un blocco. Allora ragazzi, se io scrivo qui int z, questa variabile rimane attiva durante tutta la vita di questa funzione, ma la variabile x definita dentro questo blocco rimane attiva solo durante l'esecuzione di questo blocco. E quindi io posso addirittura limitare di più il ciclo di vita della mia variabile e quindi la sua accessibilità da parte delle istruzioni che sto scrivendo. Questo ci faremo un ragionamento un po' più articolato quando completeremo questo discorso sulle funzioni. Abbiamo visto che il controllo dell'esecuzione avviene con il meccanismo della chiamata che abbiamo visto a livello di linguaggio assembly. Cioè il programma chiamante carica nello stack le informazioni che devono essere conservate, quindi l'indirizzo di ritorno e i parametri che devono essere scambiati, dopodiché mette nel program counter l'indirizzo dove comincia l'istruzione, il controllo passa all'istruzione che esegue le varie istruzioni. Quando il sottoprogramma termina, allora il controllo ritorna al programma chiamante. Abbiamo visto che esistono due modi per restituire il controllo al programma chiamante: attraverso la frase return espressione, e in questo caso la funzione di che tipo era?
quando voi trovate questa istruzione, return espressione, vi dovreste dire subito la funzione di che tipo è. È una funzione che restituisce un valore del tipo dell'espressione. Quindi se questa è un'espressione di tipo intero, la funzione restituirà un valore intero. Se è un'espressione di tipo reale, la funzione restituirà un valore reale e così via. Quindi in generale, quando una funzione termina con questa istruzione, vuol dire che è una funzione di tipo non void, che è una funzione vera e propria che quindi mi deve restituire un valore. Se la funzione termina invece con l'istruzione parentesi graffa chiusa, come per esempio in questo esempio qui, allora vuol dire che quella funzione era una funzione che doveva semplicemente svolgere un compito e non restituire il valore, e quindi il tipo di quella funzione è void. Ovviamente se io ho una funzione di tipo intero e l'espressione che restituisco è un'espressione di tipo float, avverrà chiaramente un troncamento e quel valore è convertito nel valore della funzione. Ovviamente se io devo restituire un valore booleano e questa è un'espressione che mi dà un tipo intero, chiaramente il mio compilatore mi dirà: attenzione, stai commettendo un errore, perché quella funzione deve restituire un tipo intero, tu mi stai restituendo un'espressione che è di un tipo non compatibile con il tipo restituito. Per quanto riguarda i tipi numerici ci sono le conversioni, il tipo intero può essere esteso trasformandolo in un valore reale, il valore 3 diventa 3.0, un valore reale può essere troncato in un numero intero, 3.78, la parte viene chiusa, il troncamento, restituisco il valore intero 3. È opportuno controllare sempre che la chiamata di una funzione ed il suo valore di ritorno siano consistenti. Ragazzi, se io faccio una chiamata a una funzione che mi deve restituire un valore, per esempio, io scrivo a un certo punto nel mio codice . Secondo voi, quando il compilatore vede questa istruzione, mi dà un errore? Il compilatore C++ è molto tollerante, si prende quasi tutto. Questa espressione è la chiamata alla funzione sem. Gli sto passando una variabile x. L'unica cosa che controlla il compilatore è che la variabile x sia di tipo double, perché la funzione seno vuole un dato reale doppia precisione in ingresso e restituisce un tipo double. Ma in questo caso la chiamata a questa funzione viene considerata corretta. Ma da un punto di vista logico questa cosa è corretta? Chiamo la funzione, fa tutto quello che devo fare, che deve fare, mette il risultato nello stack. Però poi quando il controllo torna al programma chiamante, questo valore non lo uso, lo cancello dallo stack e il dato è bello che è perso. Quindi ho fatto un conto, ma questo conto l'ho buttato via. L'operazione corretta sarebbe stato per esempio scrivere y uguale semx, perché in questo caso chiamo la funzione restituisce il valore è memorizzato da qualche parte in una variabile mediante l'operatore di assegnazione. Ragazzi, purtroppo il C++ questi controlli non li fa. Allora, l'unica cosa che fa è che se io scrivo y uguale a f di x
e la mia f di x è di tipo void, questo me lo dice che è sbagliato, perché sto provando ad assegnare un valore a una funzione che è void. Ma se questa funzione è di tipo non void e io il dato non lo assegno a nessuno, è bello che è perso e il compilatore non mi dice niente. Quindi siete voi programmatori a dover prestare attenzione che la chiamata della funzione e il suo valore di ritorno siano consistenti e vengano usati in maniera opportuna. La lista degli argomenti, abbiamo detto che la lista degli argomenti è usata per passare dei dati a una funzione chiamata. La lista può essere anche vuota, nel senso che io non sto passando nessuna informazione perché la mia funzione ha già tutti i dati per fare quello che deve fare. Le variabili da specificare devono essere passate tra parentesi dopo il nome della funzione, e per ogni variabile ne deve essere dichiarato il tipo. Quindi, per esempio, la funzione calcola restituisce float è il tipo reale, quindi restituisce un valore reale, riceve in ingresso tre variabili e ne devo specificare il tipo. Poi parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa e il corpo della funzione. Beh, questi sono vari esempi di funzione. Supponete che io voglio verificare, scrivo una funzione che qui utilizzo l'operatore punto interrogativo che abbiamo visto qualche lezione fa. Ragazzi, senza che ve lo dico io, qual è il compito svolto da questa funzione che si chiama lauro? Uno degli esercizi che potrebbe capitarvi anche all'esame è: vi do un frammento di codice e vi chiedo che cosa fa. Questo è dato in ingresso e voi mi dovete produrre il risultato in uscita, cioè dovete fare voi il compito dell'esecutore. Allora, secondo voi questa funzione che fa? Questo è un buon esempio per capire il tipo carattere. Allora, guardate il main. Io chiedo all'utente di mettere un carattere. Ho definito la variabile c, qua è omesso, ci sarà la definizione char c, quindi la variabile c è di tipo carattere. Gli chiedo quindi di mettere un carattere. Questo carattere è memorizzato nella variabile c. Qual è l'informazione memorizzata all'indirizzo corrispondente alla variabile c? Quando io premo il tastino b da tastiera, che informazione viene conservata nella variabile c? Abbiamo detto, viene conservata l'informazione numerica corrispondente al codice hash di quel carattere. Noi abbiamo anche detto che i codici hanno tutti i codici hanno delle regole. La regola è molto semplice: i caratteri alfabetici sono memorizzati l'uno con valori numerici consecutivi a partire dal carattere A a finire con il carattere Z. Questo vale per A minuscolo, Z minuscolo, e la stessa cosa vale per A maiuscolo, Z maiuscolo. Allora, questa funzione, quale che sia il carattere che riceve in ingresso, se è un carattere alfabetico lo lascia invariato, se è un carattere alfabetico minuscolo, ma se è un carattere alfabetico maiuscolo lo trasforma nel corrispondente carattere alfabetico minuscolo. Allora, in questo caso io che cosa dico? Definisco una variabile k intera, k uguale tutta questa espressione qui. Allora, gli ho passato questa variabile c.
gliel'ho passata qui come tipo intero. In realtà sarebbe stato opportuno, funziona lo stesso perché il carattere è visto a livello di memorizzazione come un numero intero. Sarebbe stato più opportuno definirlo come char, ma l'ho fatto apposta per farvi capire che c'è una completa corrispondenza tra il tipo carattere e il tipo intero, perché li posso usare esattamente nella stessa forma. Allora, in questo caso io dico, questa è la condizione, C maggiore o uguale del carattere A e C minore o uguale del carattere Z. Che vuol dire? Che il codice hash di quel carattere deve essere compreso tra il codice hash del carattere A maiuscolo e il codice hash del carattere Z minuscolo. Cioè, la condizione che sta scritta qua, C è un carattere maiuscolo. Se è vero, che cosa faccio? C più carattere A meno carattere A grande. Vi risulta chiaro questo senso qui? Che cosa ho fatto? Ragazzi, è come dire, se il carattere A grande, adesso inventiamoci un codice, il carattere A grande corrisponde per esempio al numero 10, il carattere Z grande corrisponde al numero 26. Me lo sto inventando adesso, uno non deve assolutamente ricordare qual è il codice hash. Inventiamoci un codice adesso. Il carattere A piccolo corrisponde per esempio al codice 100. Il carattere Z piccolo al codice 126. Ok? Sono in realtà, questo sarebbe 25, 125, perché sono le 26 lettere. Allora, adesso, se mi arriva un carattere che è messo qui dentro, per esempio mi arriva il carattere C, che dovrà corrispondere al valore numerico 12 per la teoria dei codici, perché i codici sono messi per valori crescenti. Allora, se io prendo il valore 12 e gli sottraggo, supponendo che questo sia un carattere maiuscolo, se io gli sottraggo il codice corrispondente, il valore numerico corrispondente ad A grande, è come se stessi dicendo faccio 12 meno A grande che è 10, e quindi che cosa ottengo? Ottengo il valore 2. Poi gli sommo il codice asci dell'A piccolo, che sarebbe 100, ottengo il valore 102. Ma 102 a chi corrisponde? C piccolo sarà il carattere 102. Quindi, facendo questo giochetto, io sto trasformando un carattere maiuscolo in un carattere minuscolo. Poiché io non mi devo assolutamente ricordare come è fatto il codice asci, io scrivo apice a apice. Questo significa nel linguaggio C++ il carattere A, cioè il valore numerico corrispondente a quel carattere. Allora, con questo giochetto io ho trasformato una lettera maiuscola in una lettera minuscola. Viceversa, se non era vera questa condizione, cioè il carattere che sto mettendo è un carattere minuscolo, applico quest'altra trasformazione. Lo sto passando da minuscolo a maiuscolo, cioè quello che fa questa funzione è, se gli do un carattere minuscolo me lo trasforma nel corrispondente maiuscolo e viceversa. Tutto questo lo faccio scrivendo l'operatore punto interrogativo. Come si poteva scrivere questa espressione in modo alternativo? If questa roba qua, fai questa espressione, else fai quest'altra espressione qua. L'operatore punto interrogativo mette insieme tutte queste operazioni e le
e quindi con un'unica istruzione esprime questo costrutto if else. Allora io scrivo il carattere C convertito è, e scrivo questa espressione. Quindi C è quello che io ho messo, che può essere maiuscolo o minuscolo, convertito, avendo scritto qua return k, la funzione lower, che valore mi restituisce? Mi restituisce il codice hash del carattere convertito. Se quello che gli ho passato era maiuscolo, mi restituisce il carattere minuscolo e viceversa. E quindi io uso direttamente la funzione nell'istruzione cout. Quindi posso usare la funzione direttamente nella istruzione cout. Non è necessario che io avrei anche potuto scrivere qua un'altra variabile z, scrivevo z uguale lower di c e qua scrivevo direttamente z. In realtà io posso usare le funzioni dovunque nelle espressioni del mio programma. Dovunque c'è un'espressione ci posso mettere anche una chiamata a funzione, perché se vi ricordate un'espressione che cos'è? È un insieme di variabili o costanti legati insieme dagli operatori del mio linguaggio. A ogni variabile, l'espressione, andando a prendere i valori delle singole variabili presenti, posso calcolare l'espressione e quindi l'espressione corrisponde ad un unico valore. Nel calcolare l'espressione ci posso anche mettere le chiamate a funzione, perché una volta chiamata la funzione questo mi restituisce un valore che può essere usato per calcolare l'espressione. Abbiamo visto che è possibile passare gli argomenti per valore o per riferimento. Nel passaggio per riferimento esistono due modalità: una modalità di tipo reference e una modalità di tipo puntatore. Allora ragazzi, prima di addentrarci nel tipo puntatore, che è un argomento un po' più complesso, ricordiamoci una cosa: quando nel mostrarvi l'architettura a livello software vi ho fatto vedere che nello stack, se una variabile la scambio per riferimento, nello stack che informazione ci metto? L'indirizzo. Allora, se devo mettere l'indirizzo di una variabile, mi serve un nuovo tipo di dato, perché noi abbiamo detto che una variabile io la guardo o come indirizzo dove si trova o come valore contenuto. Ma se io ho la variabile x, come faccio a prendermi l'indirizzo della variabile x? Mi serve un nuovo tipo di dato che contenga al suo interno non il valore, ma l'indirizzo dove si trova il valore che sto cercando. Perché nello stack noi andavamo a mettere l'indirizzo di una variabile, poi vi ho fatto vedere che con la modalità di accesso di tipo indiretto il mio operando non rappresenta il dato, ma rappresenta l'indirizzo di memoria dove trovo l'indirizzo del dato. Quindi per accedere a questa informazione faccio due passaggi in memoria: un primo passaggio per prendere l'indirizzo del dato, un secondo passaggio per prendere il dato effettivo. Allora è come dire, c'è un nuovo tipo di informazione, perché abbiamo detto che una variabile, quando scrivo int x, questa variabile va intesa se si trova a destra di un'istruzione di calcolo assegnazione, va intesa come dato. Io scrivo x è uguale a x più y. La variabile x
nella parte destra di questa istruzione di calcolo e assegnazione va intesa come valore contenuto. Nella parte sinistra invece è l'indirizzo dove scrivo questo risultato. Quindi una variabile l'abbiamo vista o come indirizzo dove scriverci un valore o come il contenitore di un dato. Ma mo sto dicendo che una variabile, oltre a contenere un dato, potrebbe anche contenere l'indirizzo dove si trova il dato. Allora, una variabile fatta così è una variabile che ha una natura diversa da quelle che abbiamo visto finora. Questa variabile si chiama puntatore e ve la introdurrò un po' più avanti. Però cominciate adesso a familiarizzare con il concetto che in un'area di memoria corrispondente a una variabile non ci può essere scritto solo un dato, ma ci può anche essere scritto un indirizzo. Ed è tipicamente quello che succede quando devo fare lo scambio di parametri tra un programma chiamante e un programma chiamato. Abbiamo poi introdotto la volta scorsa il concetto di prototipo. Vi ricordate a che ci serviva questo prototipo? Perché abbiamo detto che era così importante mettere il prototipo? Anzi, state un po' più partecipativi, così mi fate anche capire se le cose che vi racconto sono ben sedimentate. Abbiamo detto che all'atto della chiamata a una funzione tutto avviene in maniera implicita attraverso lo stack. Quando chiamo la funzione metto tutte le informazioni che voglio scambiare nello stack. La funzione parte e tutto quello che gli serve se lo prende dallo stack. Però che succede? Che se io per errore nello stack ci metto delle informazioni in più, la mia funzione quelle informazioni non se le prende. Se alla funzione servono due numeri e io ne ho messi tre, lei si prende i primi due, il terzo mi rimane lì dentro. Ma se mi rimane lì dentro, quando la funzione termina prende i byte corrispondenti a quest'altro valore, li prende scambiandoli per l'indirizzo di ritorno. E quindi invece di tornare al posto giusto torna in un posto qualsiasi. No, vi ricordate che quello che abbiamo detto è che quando io chiamo la funzione nello stack metto l'indirizzo di ritorno e poi metto le variabili A, B e C. Ma se la mia funzione voleva per esempio una variabile sola, per lei è come se lo stack fosse fatto così: qua c'è l'indirizzo di ritorno e qua c'è l'unica variabile che le serve. Allora prende questo e lo interpreta come variabile che gli serve, prende questi byte, li interpreta come indirizzo di ritorno e quindi torna in un punto qualsiasi. In altre parole, ci sono due unità. Ragazzi, questo in informatica è un concetto che vale sempre. Quando io ho due unità che si scambiano delle informazioni, questo scambio può avvenire in maniera sincronizzata o non sincronizzata. Vi faccio un esempio. Io devo scambiare un'informazione con il vostro collega. Allora, non mi accerto se l'informazione l'ho scambiata o no. Gliela passo e non aspetto di avere nessuna risposta da parte sua, dando per scontato che se gliel'ho passata lui se l'è presa. Però se il dato per qualche maniera non gli è arrivato, io non lo so. Un altro meccanismo di scambio è: io lo chiamo e dico guarda ti voglio mandare un'informazione, lui mi risponde sono pronto, io gli mando l'informazione, lui mi risponde ok l'ho ricevuta. Allora io sono sicuro che il meccanismo ha funzionato in maniera corretta. Lo stack corrisponde al primo caso. Cioè io metto la roba qua dentro e poi non me ne frega nulla di capire se l'altro l'ha presa in maniera corretta. Io la metto, l'altro che arriva dà per scontato che qui dentro ci sia l'informazione giusta e se la prende. In altre parole, perché tutto funzioni deve esserci un perfetto sincronismo
tra produttore e consumatore. Io produco l'informazione, il consumatore se la prende tutta e il meccanismo funziona bene. Ma se io produco dati in eccesso, il consumatore non recupera tutta quell'informazione e quindi lo stack si disallinea. Se io gli metto meno informazioni, supponete che la mia funzione deve ricevere 3 variabili in ingresso. Ma io gliene metto una sola, quindi metto indirizzo di ritorno e una variabile. La mia funzione dice, ok, io devo avere 3 dati, allora il primo è questo, il secondo è questo, il terzo è quello che sta ancora più giù nello stack. Quindi l'indirizzo di ritorno è quello che si trova scritto qua. Uso questi byte come dato, faccio i miei calcoli, dopodiché questo è l'indirizzo di ritorno, prendo casualmente i bit che stanno scritti qua, li interpreto come indirizzo, come valore numerico e torno a quell'indirizzo. Ragazzi, vorrei farvi capire una cosa, che a livello fisico quello che c'è scritto in un byte sono bit. Allora, se io ho scritto supponete che in questi 2 byte ci sia scritto un numero intero. Ovviamente questo numero intero è scritto su 16 bit. Allora, supponete che qua c'è scritto il valore numerico 3. Allora, ad esempio, qua sono tutti 0, qua sono tutti 0 tranne questi ultimi 2 bit che sono 1. Facendo l'ipotesi che nella mia memoria vengono prima i bit più significativi e poi i bit meno significativi che rappresentano il numero. Le convenzioni sono ovviamente 2. In alcune architetture si mettono prima i bit meno significativi e poi i bit più significativi o viceversa. Facciamo un esempio così. Ora, se io ho messo un valore intero nello stack, ma nella mia funzione la variabile che io mi aspetto di ricevere è un carattere, secondo voi la funzione che fa? A partire dalla testa dello stack prende questo byte e dice questo è il carattere che mi aspetto, prende questi bit e li usa come il carattere corrispondente a questo codice hash. Dopodiché nello stack ci stanno scritte altre cose. L'indirizzo di ritorno è su 16 bit. Allora, quando la funzione termina e trovo l'istruzione di ho la parentesi graffa chiusa e devo tornare al programma chiamante, prendo i 2 byte che stanno prima di questi, interpreto questa roba come un unico indirizzo. Cioè, costruisco l'indirizzo di ritorno prendendo il byte che stava qui e la parte meno significativa del valore intero che l'utente ha messo qui dentro. Quindi, se si perde il sincronismo tra programma chiamante e programma chiamato, nello stack succedono macelli incredibili. Allora, perché il prototipo? Perché il mio compilatore ha modo di verificare che all'atto della chiamata della funzione io ho passato esattamente le informazioni di cui il mio programma, il mio sottoprogramma aveva bisogno e quindi evito il verificarsi di questi errori. Ragazzi, nel linguaggio C, nei vari dialetti preanzi, cioè ante standardizzazione che è venuta negli anni 90, queste cose succedevano e il comportamento del programma è assolutamente imprevedibile. Va bene ragazzi, fermiamoci qualche minuto e poi...